51 minuti dopo le 19 siamo in diretta sui 103.3 in FM di Radio Straight, anche in streaming dal sito radiostraight.it. Da qui al 9 giugno, no, dal giorno prima, perché il 9 non si può, anche l'8 non si può, quindi al fino al 7 giugno, mi suggerisce Ernesto, ma lo sapevo. Ospiteremo due candidati per sera al Consiglio Comunale. Saranno tantissimi, noi riusciremo a sentirne soltanto una parte, sono tanti anche i candidati a sindaco, troppi, lo chiedo a Ernesto Marcianola, ci sarebbe bisogno, una città in difficoltà, ha bisogno secondo te di tanti nomi, ognuno con le proprie idee, come fossero delle primarie, voglio dire, queste elezioni. Forse queste ha bisogno di meno troppi. Nomi e più idee. E allora la prima idea che Via Messina vuol proporre ai cittadini è Ernesto Marcianola con la sua prima candidatura. La prima idea è una battaglia che Via Messina ha posto come condizione affinché si potesse spendere per questa campagna elettorale, è quella sulla legalità, cioè istituire all'interno del comune di Messina un'authority sulla legalità composta da soggetti di alta figura professionale, non legata ovviamente a soggetti o a vincoli partitici, e che possano controllare l'efficacia legale, possiamo dire, di tutti gli atti che vengono deliberati o emanati dal comune e dall'amministrazione comunale. A proposito di atti, qual è stato l'atto che ha fatto più soffrire Santi Zuccarello durante la sua permanenza in Consiglio Comunale nell'ultima legislatura? Qual è stato quello su cui proprio hai dovuto dire sì e non volevi dire sì, o viceversa, hai dovuto dire no, ma magari la tua deve essere il tuo? Guarda, deve essere, c'è stato qualche momento duro? Dalla mia esperienza in Consiglio Comunale, gli atti presentati dall'amministrazione comunale sono stati ben pochi. Io, oltre al bilancio e al bilancio consultivo attuale, ai vari bilanci, quindi alle delibere più importanti, non abbiamo avuto quasi nulla che l'amministrazione abbia portato avanti. Quindi il nostro lavoro è stato diverso, a volte siamo stati più propositivi noi sul Consiglio Comunale. L'amministrazione da parte mia si è azzerata totalmente, credimi, non c'è nessun atto su cui effettivamente mi sono dovuto riscontrare e dire qua gli volevo dire sì oppure no. Anzi, tutt'altro, forse ci sono stati comunque degli atti dove comunque mi sono comunque battuto su alcuni punti, su alcune delibere, su alcuni regolamenti, perché più che altro sono stati mutati e presentati dei nuovi regolamenti comunali, su quello dei cimiteri, ma poi sull'occupazione suolo, sulla somministrazione. Ecco, questi sono degli atti in cui comunque c'è il mio impegno e ci sono anche delle modifiche apportate a vari articoli di queste delibere. Però credimi che realmente degli atti importanti che siano arrivati da loro sono il nulla più che altro. Può tenere sempre Santi Zuccarello questa ampia, molto ampia coalizione a sostegno di Felice Calabrò, andiamo da parte di SEL fino all'UDC, dentro alcune delle liste a sostegno del candidato sindaco ci sono ex esponenti del PDL, ex Futuro e Libertà dentro la lista dell'UDC, tutti a sostegno di Felice Calabrò. È troppo diversificata questa coalizione secondo te? Guarda, io credo che in questo momento Felice, giustamente, anche forse per fortuna o altro, comunque si sta trovando delle linee comuni e delle linee d'accordo che in questo momento tutti ci accomunano su Felice Calabrò. Sul continuo di questa alleanza successivamente non posso adesso metterti la mano sul fuoco che nulla possa cambiare e che tutti cammineranno uniti nei confronti di Felice successivamente e che non ci siano poi delle modifiche all'interno del Consiglio Comunale. Questa è comunque la politica, c'è stato fino adesso, si è riscontrato ora che naturalmente c'è stata questa conoscenza verso Calabrò, diciamo. Chiaro che comunque ci sono comunque dei movimenti come ad esempio i DR che oggi sono a sostegno comunque di Calabrò, che comunque avranno il loro peso, la loro importanza e in ogni caso il loro mantenimento poi nelle varie giunte ed altro. Questo chiaramente sarà poi determinante per una continuità nei confronti con tutti. Certo è che in ogni caso Calabrò è comunque quello che noi presupponiamo che sia di svecchiare e di dare una nuova impronta, quindi anche se loro o diciamo i nostri compagni di avventura che ci siano oggi vogliono presentarsi devono comunque darci dei nominativi nuovi, c'è qualcuna situazione diversa perché non dobbiamo cambiare il vecchio sistema e quindi non possono comunque rappresentarsi all'interno della giunta vecchi nomi o vecchi soggetti. Felice Calabrò rappresenta, come dire, l'ala dura dell'opposizione a Peppino Buzzanca e nell'ultimo consiglio comunale.
sì un passato politico alle spalle, ma diciamo è tutto sommato un volto nuovo a questi livelli, anche se l'espressione non è granché. Garofalo, Enzo invece, insomma, il profilo politico è altissimo. Non è però una faccia nuova il centrosinistra, lo testimonia Santi Zuccarello, ci punta sul concetto di faccia nuova. Il centrodestra invece preferisce un candidato più rassicurante in un momento anche difficile per la città, un candidato dall'alto profilo politico, un candidato espressione della politica. È una scelta che Ernesto Marcianò immagino condivida appieno. Qual è la differenza tra quello che sceglie il centrodestra e quello che sceglie il centrosinistra? Innanzitutto credo che anche da questa parte, la parte in cui io mi trovo, noi pure rivendichiamo uno spazio a quelle che sono le nuove idee. Dico sempre che essere giovani non è un merito, ma è sicuramente, come dire, può essere una marcia in più qualora però ci siano idee nuove, valide e che possano servire a ricostruire seriamente la città. Noi come Viva Messina siamo circondati da persone validissime. Uno dei primi esponenti, posso dirlo senza dubbio, è l'avvocato Massimo Rizzo, che ha 40 anni ma ha una forte, diciamo, idea politica, anche rivoluzionaria se vogliamo. Noi sicuramente Enzo Garofalo è senza dubbio il politico più rassicurante, ma credo che in uno stato di emergenza in cui versa Messina abbia bisogno più di un soggetto che sia capace di anche politicamente di poter amministrare una città. Quindi un soggetto che abbia competenza amministrativa. Felice Calabro io non lo conosco personalmente da poter esprimere un giudizio. So che magari ha svolto degnamente e decorosamente il suo ruolo da consigliere comunale, ma attenzione, c'è una netta distinzione fra occupare uno scranno a Palazzo Zanca. Stai dicendo Buzanca? Sì, perché fa la rima. a Palazzo Zanca e quindi avere più una rappresentanza politica. Cosa differente invece è l'amministrazione della città, quindi comporre quella che è la giunta. Noi crediamo che questi due ruoli devono essere completamente scissi fra di loro, perché chi prende un tot numero di voti è giusto che allora rappresenti un tot la popolazione messinese. Poi però chi deve andare ad amministrare, proprio ora che Messina possiamo dire è come una ditta quasi in una situazione fallimentare, devono essere tanti curatori appunto fallimentari, quindi persone esperte, persone competenti e persone che comunque abbiano anche una certa mostrino anche una certa sicurezza, affidabilità e che possano farsi anche suggerire e circondare da altre persone altrettanto valide e competenti. Sono le 8, quindi stiamo per chiudere. Ultima domanda con risposta brevissima per favore da parte di entrambi: è una sfida coalizione di centrosinistra contro PDL oppure c'è spazio per chi non è espressione di partito alle prossime amministrative secondo Santi Zuccarello? Secondo me io credo che non ci sia spazio per altri che si stiano comunque candidando al sindaco, che possono comunque arrivare a un eventuale ballottaggio. Io credo che comunque noi vinciamo al primo colpo. Ernesto? Secondo me pure non c'è spazio, io credo che Enzo Garofalo ce la possa fare al primo colpo. Sono le 8 in punto, noi ci stiamo per fermare per l'informazione nazionale. Prima però ringrazio Santi Daniele Zuccarello, candidato per i... me lo sono scordato, Santi, progressisti democratici, perdonami, passava pure il titolo qua, perdonami davvero, a sostegno naturalmente di Felice Calabro. Ernesto Marcianò, sì, amo Messina, c'è il gioco di parole, a sostegno di Enzo Garofalo sindaco. Grazie ad entrambi. Grazie per a voi. Essere stati qui.